Dopo la vittoria con il Benevento, la sconfitta con la Juve Stabia, questo campionato ha detto anche oggi per l'ennesima volta che non esistono partite facili. Lo avevi detto proprio dopo la partita col Benevento, ci attenderà una partita più difficile che quella con la capolista. Purtroppo è stato così. Noi l'abbiamo interpretata secondo me bene dal punto di vista atteggiamento. Oggi non posso dire niente ai ragazzi che hanno provato fino alla fine a pareggiare nonostante fossimo in fetta numerica. È chiaro che abbiamo commesso gli errori e andiamo a casa con la sconfitta e abbiamo poco da recriminare. Di sicuro abbiamo provato a riaddrizzarla con delle situazioni che abbiamo creato, insomma, fino alla fine. Dispiace perché comunque sia un pareggio avrebbe detto poco, però comunque sia avrebbe dato un po' di continuità al Pescara, che comunque sia alterna troppi risultati positivi e negativi, non riesce mai a avere un po' di equilibrio. Ciano Zauri non ama parlare degli arbitri, però io la domanda la devo fare. Nel primo tempo il direttore di gara non ha concesso il rigore a Parsonetto per un fallo su Borrelli in area di rigore, e nel secondo tempo, sull'azione precedente il gol del 2-1 della Juve Stabia, c'era un calcio d'angolo per il Pescara. Non va benissimo con gli arbitri nelle ultime settimane, era successa la stessa cosa nella gara con lo Spezia. Dispiace, sono episodi che comunque sia cambiano le partite. A noi i rigori ce li danno, vorremmo che quando poi ci sono li dessero anche a noi. Non è così, così non è stato, ma ripeto, non è l'arbitro l'ultimo dei problemi. Parliamo un attimo ancora di questa partita. Che cosa non è andato rispetto a quello che avevate preparato in questi pochi giorni, secondo te? Ma l'abbiamo interpretata in una certa maniera provando a giocare. È chiaro che quando poi vai sotto in una situazione di ripartenza, abbiamo subito due gol su ripartenze, che dice lunga sull'interpretazione che abbiamo dato alla gara. Quindi vuol dire che Pescara voleva giocare, voleva andare di là, e ci siamo riusciti per lunghi tratti. È chiaro che le caratteristiche di Juve Stabia erano quelle che conoscevamo, con attaccanti veloci e sguscianti, e vedi anche la situazione dei due gol. Non siamo stati bravi a contenerli in quelle situazioni che ci hanno creato loro, bravi loro, un po' meno bravi noi, però insomma nel calcio ci sta. Anche il fattore ambientale, tu avevi detto i tifosi non scendono in campo, non fanno i gol, però questo campo un po' piccolo, il sintetico, il pubblico a ridosso del campo, insomma qualche problema lo hanno creato probabilmente. No, beh, i tifosi fanno il loro mestiere, hanno i tifosi molto molto vicini, nonostante la capienza dello stadio sia minima. Insomma, se vogliamo fare questo mestiere, i tifosi bisogna lasciarli fuori dal campo. Per chiudere, sabato arriverà il Pisa allo Stadio Adriatico, quella con i toscani sarà la terza su 4 gare allo Stadio Adriatico. Cercherete di sfruttare il campo amico, così come è accaduto con il Benevento? Beh, assolutamente, noi in casa dobbiamo cercare di fare bene e cercare di portare a casa il massimo. Adesso pensiamo a sistemare le cose che stasera non sono andate e penseremo già da domani al Pisa.